Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono sempre io Cubi e questa volta in GTA andremo probabilmente, come avrete già capito dall'immagine di copertina, a vedere una bellissima casa che si trova su un aereo. Ebbene sì ragazzi, avete capito benissimo e adesso metto subito il segnalatore. Cavolo, basta, non gira, è veloce 500 però non gira. Comunque ragazzi, metto subito il segnalatore all'aeroporto perché ci aspetteranno all'aeroporto. Abbiamo il pilota, come si dice, pilota privato, il pilota personale che ci aspetta all'aeroporto con un bellissimo aereo su cui appunto c'è un intero appartamento con casa, bagno, letto, abbiamo tutto di più ragazzi. Quindi non ci resta che arrivare velocemente all'aeroporto e credo ci vediamo là, direi di sì. Wow ragazzi, sto facendo tutta la strada senza andare a sbattere. Ecco, appena ho detto sto facendo tutta la strada senza andare a sbattere, naturalmente ovvio. Ma quello lì è passato col rosso raga. Ok ragazzi, eccoci qua, ci siamo arrivati e insomma sicuramente un aereo bello grosso e bello. Tra l'altro hanno messo il vetro qua davanti. Ok, quindi non ci resta che praticamente salire su questo magnifico aereo. Ok, sì, credo si salga da... Ah ragazzi, non possiamo salirci con la 500, non so, mi sa che dobbiamo per forza salirci a piedi. Comunque c'è tutta sta gente qua che ci aspetta, che non so cosa stanno facendo. Sì, grazie per aver lavorato a tutti voi, grazie. Quello lì è l'unico che applaude, questo che balla. Al mio aereo, adesso è mio e ci salgo sopra, wow. Ah ragazzi, ho capito, quindi praticamente si passa per di lì, in quel punto lì dove c'è... E l'aereo c'era, l'aereo piccolino, ma te l'ho trasportato qua. Tra l'altro forse è meglio se uso la visuale principale. Ragazzi stiamo partendo. Ragazzi stiamo... Wow. Ma i piloti sono piccolissimi, raga. Non stanno facendo niente, perché sono così piccoli i piloti? Sono davvero mini ciccioli. Wow, ma io sono più grande, vero? Sì. Ma che cavolo. Raga, non so che cazzo sta succedendo, però secondo me non sanno mica pilotare l'aereo. Comunque raga, dobbiamo andare a vedere l'appartamento, però non riesco. Cioè, wow. Cioè, adesso mi buttano fuori, ok. Ma che cavolo, perché abbiamo sti così piccolissimi? Sti bamboccelli, questo qua pieno di sangue. Che cazzo sta facendo, vuole buttarsi? Ok ragazzi, comunque, cos'è questo? Ma è Trevor questo? Mi sembra di sentire la voce di Trevor, ragazzi, mi sa che è Trevor questo. Comunque sì ragazzi, provo un attimo a vedere se posso uscire. Vediamo. No, ragazzi, no, volevo solo vedere se ci sono le collisioni volevo solo vedere se c'erano le collisioni, però cavolo ragazzi, l'aereo ci ha lasciato giù. Mi sa che mi toccherà tornare sull'aereo. Comunque ragazzi, taglio tutto e torniamo sull'aereo. Cavolo, basta cadere. Aia, mi viene mal di testa così. Niente ragazzi, dobbiamo tornare all'aeroporto appena Frankie finisce di cadere. Ok, è finito. Appena Frank finisce di cadere adesso torno all'aeroporto. Cavolo, ma che caduta mi sono fatto. Torno all'aeroporto e mi toccherà ritornare sull'aereo perché insomma non mi aspettavo che non avessero le collisioni. Comunque adesso torniamo lì. Ok ragazzi, ci risiamo. Questa volta mi sono messo subito in prima persona perché sono qua. Ok, comunque ripartiamo perché come potete vedere lì c'è tutto l'appartamento. Non so se riuscite a vederlo da qua. Io riesco a vederlo e con la macchina e tutto quanto. Solo che dobbiamo entrare nella porta che non ci siamo mica entrati, quindi adesso entro. E ok, dove sono? Ok, sono qua dai piloti. Ah, ecco l'appartamento. Ho fuoco tutto, ok. Comunque ragazzi, prima guardiamoci un attimo la partenza che adesso parte. Oh no, ok, mi sembra... Sento... Ok, eccoci. Siamo partiti ragazzi, wow. Vediamo Franco come sei. Però cavolo, a partire con questo buco aperto, insomma, non è una grande idea. Wow, ecco. Cavoli, ma che curvatura, oh. Cioè, tra un po' posso camminare sul muro. Eh sì, posso camminare sul muro. Tra l'altro ci siamo mai stati a Gardaland che c'è... ma che cavolo è successo? Raga, mi hanno sparato attraverso il muro, ma che cavolo. E cosa sono ste lampadine giganti? Quante cazzo... Ah, mi sa che sono le cose di droga. La Coca-Cola, la Fanta, la Pepsi, la Sprite, abbiamo tutto. Ok ragazzi, praticamente vi mostro la casa in sé. No! Di nuovo, volevo mostrarvi la casa stile Inception. Ma che cazzo? Ancora. Ma quanto cazzo curvano? Comunque ok, ci provo di nuovo. Ok ragazzi, benvenuti nella mia casa stile Inception. Oh, cos'era questo? Aia! Nella mia casa stile Inception. Con le cose che mi escono dal frigo qua. Ma no, abbiamo anche il coso dei gelati, raga. Ma che cavolo di casa è questa? Gelato, nessuno vuole... Ma che... Ma ci passa attraverso la cosa del gelato? Questo? Ma che cazzo di... Raga, ok. Qua c'è la TV gigante, però
hanno messo il coso per proiettare le cose. Dove le vuole proiettare? Cioè, la TV è per bellezza, le proietta sulla TV. Ma che cazzo sta facendo, raga? Mi sta rovinando il tappeto. Ma sta pulendo il tappeto. C'è così tanta polvere, ragazzi, lì. Adesso provo anch'io a pulire il tappeto. Vedo le zappate di terra che mi escono dal tappeto. Che cavolata. Ma bella, ma non pulire solo lì, cioè, secondo me stai un po' bucando il tappeto, signorina. Ok, faccia come vuole, signorina, basta che adesso mi troverò un buco lì. Chi è che appoggia le auricolari così? Cioè, i miei sono tutti messi a caso, proprio. Un telefono pubblico, ovviamente. A casa vostra avete un telefono pubblico, perché qua. Ma che... Raga, possiamo scegliere quello che ci pare. Oggi ci va di andare con Cindy, facciamo Cindy, Zoe, abbiamo Taylor, abbiamo tanta roba. Questi cerchioni non li ho mai visti. Ah, ma che schifo, ci passa attraverso, dai. Abbiamo anche una croce sulle luci, che non so che cosa serva. Raga, ho paura di cadere, quindi praticamente sto camminando proprio vicinissimo alla macchina qua. E, insomma, bella macchina, ma proviamo a vedere se possiamo salirci. Ah no, ho provato a schicciare ma non possiamo salirci. Ma aspetta. Ah, ma che schifo, ci passa attraverso, dai, che schifo. Però, insomma, il coso, il subwoofer gigante qua dietro, niente male. Tra l'altro sto notando adesso che in realtà il motore dovrebbe rimanere dentro il cofano, però sta uscendo fuori così, vabbè. E come sembra, cioè, ovviamente, ragazzi, ci hanno messo l'orsacchiotto di Ted, perché insomma noi ci sentiamo soli quando Franco si sente un po' solo quando va a dormire, quindi ci hanno messo l'orsacchiotto. Abbiamo la pizza, una pizza a caso, a caso proprio. Ok, ragazzi, signorina, mi raccomando, smetta. Insomma, quando avrà finito smetta, perché non mi vado a bucare tutto il tappeto dappertutto. Qua abbiamo dei quadri diversi. Raga, abbiamo la scorta per la vita di shampoo. Ma che cavolo. Wow. E queste... Ah, sono i sigari, cioè abbiamo proprio i contati. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5... Abbiamo 7 pacchetti, 7 sigari contati, giusto perché l'aereo rimane su un tot. Insomma... Tra l'altro non ho capito dov'è che dovrei lavarmi, perché qua c'ho tutto lo shampoo e dov'è che dovrei lavarmi. Franco, dove dovresti lavarti? Ok, quindi qua si caga, buon posto per cagare. Quando Trevor smette di cagare forse. Ah ragazzi, mi sa che stiamo tornando, forse atterriamo. Ok ragazzi, forse atterriamo, aspetta un attimo, vediamo cosa succede. Comunque ragazzi, adesso vedo un attimo in che zona passa l'aereo, quindi insomma andiamo fast forward e vediamo cosa succede. Ragazzi, siamo in pieno oceano per adesso. Ma che cazzo? Ma che... Raga, io ero con calma lì che aspettavo che stesse per succedere qualcosa. Ma che cavolo? Ma che cazzo? Ma no! Ma dove cazzo è finito l'aereo? Ragazzi, che cavolo... tra l'altro sento le urla. Chi è qui? Ah, non è il mio riflesso. Io ero lì con calma che aspettavo. Dicevo, adesso fa un altro giro questo aereo, quindi mi metto qua con calma. Aspetto un attimo invece di commentare, che magari quando arriviamo in una zona bella commento qualcosa su quello che vediamo. Però non lo so che cazzo è successo, è finita in acqua. Aspettate un attimo, forse si trova ancora sott'acqua. Cavolo, ragazzi, stavo cercando l'opzione per abbassare il livello dell'acqua. Però qua c'è un cazzo di squalo. Aiuto. Ma possiamo eliminarli? No, non posso sparare sott'acqua, cazzo. Adesso lo ammazzo a pugni. Oh, squalo! Squalo di merda. Aspetta, ma è uno squalo o un delfino? È proprio uno squalo. Vabbè, ma infatti no, non lo vedo l'aereo così, però. Ok, ragazzi, il video di oggi finisce qui. Ho provato ad abbassare il livello dell'acqua, ma non riesco a trovare l'opzione. Comunque sia, siamo qua con uno squalo che ancora non mi sta mangiando. E niente, ragazzi, abbiamo visto la casa sull'aeroplano, sull'aereo. È stata, insomma, carina, niente di troppo... Niente di che, a parte che tutto quanto non è tangibile se ci si passa attraverso. Sarebbe stato bello se avessimo potuto usare... Se avessimo potuto usare la macchina, però non la possiamo usare, quindi niente. Ma quasi preso sto bastardo di uno squalo. Dai, prova a mangiami, non ti piacciono i neri? Mangiali, dai. Ok ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, lasciate un bellissimo like che mi aiuta tantissimo e iscrivetevi al canale, alla prossima. Mangiami stronzo. E dai, non ignorarmi, bastardo. Ragazzi, pure agli squali non piacciono i neri. Ma che cavolo, ragazzi, ma dove siamo?